e tutte quelle che mi seguono. Allora, oggi, che seguono il nostro canale, oggi ho ricevuto questa busta da, da Viviana. Poi vi lascio nella info box il nome della sua pagina. È molto disponibile, molto carina e soprattutto ha dei prodotti bellissimi. E quindi non l'ho ancora aperta e la aprirò con voi. Allora, quante cose! Allora, la prima cosa che ho trovato è questa Finger It. Allora, è un memo pad, cioè non un memo pad, scusatemi. Adesso lo apriamo e poi vi faccio vedere se ci riesco. Aiuto! Ok, questa tiriamo via. Ok, guardate che carine! Allora, praticamente sono i foglietti, quelli per tipo da funzione quasi da segnalibro, con tutte le varie. Vediamo se riesco a mettere un po' meglio a fuoco, sì. Con tutte le faccine. E ovviamente c'è la scritta in coreano sopra di quello che vorrebbero dire, che è una cosa che non lo so. Questi era tantissimo tempo che li cercavo. E quando ho visto che lei ce li aveva, li ho presi assolutamente subito perché sono strafelice di questa cosa. Poi, oh, questo è il regalino! Che carini! Allora, questo, vediamo se... Questo è un, una bustina con all'interno questi stickers della Puma. E poi dentro ci sono anche questi, che ovviamente si possono utilizzare. Lei me li ha mandati perché io gli ho detto appunto che volevamo iniziare queste creazioni in resina. Oddio, cioè, e questo è stato il regalino che mi ha fatto. Grazie mille. Poi, cosa numero 2? Ah, allora, questi sono degli altri adesivi misti che mi ha mandato. Sempre in previsione delle piccole creazioni che volevamo provare a fare, anche con gli stickers, e quindi sono miste. Qui ce ne dovrebbe essere un altro, esatto, questo qui, che queste sono secondo me super cute, guardate che carine. Mi ha scritto che appunto su carta non attaccano tantissimo, però lei li utilizza dentro nelle sue creazioni a resina e si trova molto bene. Scusate la vibrazione del cellulare, però sapete che uso quello, quindi. Allora, oh mio Dio! Allora, questo è uno stampo per dolci. È quello che ho acquistato in silicone. Vediamo, togliamogli la custodia. Ed l'ho preso per le nostre creazioni. Vedete che non ha un grandissimo fondo, in modo che non ci sia un consumo eccessivo della resina. C'è questo che mi sembra tipo una colombina. E poi ci sono i cuori con vari ricami sopra, e questi me li ha mandati appunto per iniziare. Credo che nell'altro Be My Valentine c'è scritto in questo. Ovviamente non si vede perché è al contrario. Vediamo se mette. Non metterà mai. Oh, si vede! Be My Valentine. E questo è uno stampo in silicone morbido. E l'ho preso perché appunto mi interessava molto poter iniziare. E poi ho preso questi che sono gli stickers di Gudetama. Sapete tutti, cioè almeno dovremmo sapere praticamente tutti che cosa sono. Gudetama è proprio questo specie di ovetto obeso, perché sembra un ovetto obeso. E appunto ha tutte queste pose. E dentro ci sono tutti questi stickers. Che carino! E appunto, oddio, c'è anche quello dove è steso. Cioè, sono carinissimi.
E quindi grazie, cioè davvero, io un Gudetama lo stavo cercando, però lo rimbusso perché in teoria la bustina si toglie, cioè gli sticker si escono e io voglio tenerlo con anche la sua confezioncina. Poi, l'ultima cosa sono, allora, il video se riesco lo carico il giovedì 17, che è il compleanno di Mako. E quindi c'è il suo pacchetto, che copro la parte dove si vede. E non giro perché altrimenti si nota. E non voglio che lei veda che cos'è. E poi nel sacchettino c'è quell'altra cosa che invece io ho comprato, che è questo! È un portamoneta a forma di alpaca, c'è pure scritto alpacasso. Cioè la cosa mi fa super felice perché lo rende ancora più originale. E poi c'è pure l'etichetta con su scritto alpacasso, cioè stiamo scherzando? Sono troppo felice. E quindi questo l'ho preso perché, a parte che gli alpaca sono la parte principale del nostro canale, però mi si è rotto il portamonete. E so che, insomma, mi faceva piacere l'idea di averne uno e quindi ho preso questo piccolo alpacorno, alpacasso. Mamma mia, quanto è buono. L'ultima cosa che c'è dentro è un bigliettino. Ciao tesoro, ecco il tuo ordine. Spero ti piaccia tutto e che rimarrai con me a lungo. Ti mando un bacione, Vivi. Oddio, ma è un fogliettino di un Memopad, penso della Rilakkuma. Oddio. Bene. Allora, dopo aver rimesso a fuoco, abbassiamo un pochino. Allora, queste quindi sono tutte le cose che ho ricevuto. Vi lascio nella info box il nome della sua pagina e mi metterò anche il link della pagina in questione. E detto questo, vi faccio una piccolissima altra inquadratura, appunto per mostrare tutte le cosucce che mi sono arrivate. E io la ringrazio tantissimo perché è stata gentilissima. Tutte le cose sono arrivate, gli avevo chiesto di farmela arrivare in più fretta possibile perché appunto, cioè, aspetta, spostiamo questo che non voglio che lo veda. Ecco, appunto perché c'è il compleanno di Mako e quindi ci tenevo in modo particolare ad avere il suo regalo. Però sono felice di avere tutti questi stickers da provare e avere finalmente uno stampino in silicone da provare. Bene, adesso farò una foto a tutte queste cosucce. E detto questo, vi ringrazio per aver guardato il nostro video. Giriamo l'alpaca, che così diventa la cosa più carina e coccolosa. E detto questo, vi mando un bacione, vi ringrazio, vi saluta anche il mio gatto obeso che è lì che sta girando. Wendy guarda la telecamera, di ciao. È un momento di curiosità. Ok, detto questo, ci vediamo presto, ci sentiamo, vediamo presto, insomma, appena caricheremo il nostro nuovo video. Come sempre vi ricordo che lunedì 21 siamo al Cosmo Proof di Bologna e gireremo con dei cartellini al collo, cosa ho scritto Makomaki TV, quindi è un po' impossibile non vederci. E detto questo, ci vediamo presto. Un bacione, ricordatevi di seguirci. Di iscrivervi nel nostro canale, di seguirci sia su Facebook che su Twitter che su Instagram e mettere ovviamente vi piace e se volete contattateci. Un bacione, ciao!